Un'indagine senza tregua sta tenendo banco nelle ultime ore, il nome di Cata è sulla bocca di tutti. La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze è profondamente coinvolta in questo intricato caso, lavorando senza sosta per cercare indizi che possano condurre alla risoluzione del mistero. Nel frattempo, i genitori della piccola vivono un angoscioso stato di disperazione, pregando soltanto per la sicurezza e il ritorno della loro bambina. Nella giornata di ieri, gli investigatori hanno fatto ritorno all'ex hotel, ormai abbandonato, dove hanno operato con strumenti all'avanguardia insieme ai tecnici del GIS. I carabinieri hanno prontamente sigillato l'accesso all'edificio in ottemperanza al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Firenze. Questa mossa ha garantito agli investigatori un'assoluta libertà di movimento all'interno della struttura, escludendo qualsiasi interferenza esterna. La situazione ha preso una piega inaspettata quando è stato rinvenuto un cellulare all'interno di alcuni cassonetti della spazzatura, i quali sono stati completamente svuotati. I cuori si sono fermati per un attimo, con la speranza che questo ritrovamento non sia collegato alla presenza di Cata. Spero con tutto il cuore che la nostra bambina non sia qui dentro, perché sarebbe un segnale che non è più con noi, ha dichiarato la mamma, visibilmente commossa. Tuttavia, resta l'ardente speranza che Cata sia ancora viva, alimentando un lieve spiraglio di luce in questa vicenda angosciante. Mentre il paese intero tiene il fiato sospeso, l'attenzione si concentra sulle prossime mosse degli investigatori, nella speranza di trovare indizi che possano finalmente riportare la piccola Cata a casa sana e salva.